Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 2/2/11/2023. Sì, siamo quasi arrivati in fondo all'anno, dai ragazzi. Come dice Silvano e come dicevo una volta io, tenere giù ragazzi, tenere giù. Tenere giù senza dar retta a nessuno. State con i bravi, con le persone positive. Lasciate stare, come vi ho detto più di una volta, sfigati e rotti in culo. Allora ragazzi, ma non è di questo che volevamo parlare. Stamattina mi è venuto in mente così, sul tema degli autisti, no? Gli autisti sempre dipendenti, eh? Dipendenti. L'autista dipendente, quante categorie ci sono di autisti dipendenti? O meglio, in una ipotetica scala, come diceva Rino Tommasi, no? Il noto giornalista sportivo di tennis e di box, nel mio personalissimo cartellino, cioè quindi parlando solo ed esclusivamente per le mie impressioni, che in tutti questi anni ho conosciuto generi di autisti, no? Volevo fare una specie di lista, di non di classifica, diciamo di... Sì, una specie di classifica, dai, degli autisti. Di cosa guidano e di cosa fanno. Allora, premetto che mi dimenticherò senz'altro qualche categoria, perché tanto tutte non me le posso ricordare. Però, proviamoci. Allora, numero uno io metterei gli autisti, quelli di eccezionali, ma quelli di eccezionali veramente, come il film di Abate Antonio, non quelli che hanno il rimorchino con le ruote da 16 e credano di fare i trasporti eccezionali perché portano un silos accucciato che sporge quattro dita di via e quattro dita di là. Io parlo di quelli che ho conosciuto io, di Foppiani, di Triacca, di quello lì di Viareggio, lì come si chiama, Lenzi, non mi ricordo lì come si chiama, quella gente lì. Io ho visto gente recarsi là un giorno prima, mettersi da parte e poi con il metro misurare la cassa, i centimetri, il peso, la scheda tecnica di quello che devono caricare e non devono caricare. Specialmente da Triacca, quando andavo a scaricare lì alla Spezia, ho visto dei mezzi, hanno delle osse ragazzi, che solo a capire cosa ci devi fare con quei mezzi lì vale una patente, solo quello. Stesso discorso per quelli di Foppiani, noi quando caricavamo per il camp derby lì, per la base militare, noi caricavamo tutta roba leggera. Caricavamo gli hammer, no? Le jeep, l'H1, gli hammer, i rimorchetti, le casse. Capitava qualche eccezionale, sì, i pontoni quelli di allamarraggio, ma fuori, come vi ho detto prima, 30 cm di via, 30 cm di là, scorta tecnica erano i carabinieri, perché il materiale dello Stato lì viaggia tutto scortato da carabinieri, andavi e buonanotte. Quindi al primo posto metterei sicuramente gli autisti di trasporti eccezionali, perché sono gente veramente, veramente che poi hanno una pazienza per andare in giro a 40 all'ora, 50 all'ora. Ma anche su della Mabo lì, quelli lì che ho visto su a Bibbiena, là che portano le travi dei capannoni, gente, vabbè, mettiamo loro al primo posto. Al secondo posto metterei senza dubbio chi trasporta animali, chi trasporta quella roba lì, gli animali vivi, sono anche quelli, sono mestieri, sono lavori che richiedono pazienza, competenza, perché sono controllati, sono veramente, prima no, ma adesso io ho visto via a Livorno un anno, dovevano imbarcare dei cavalli, e poi ci fu un problema perché la nave non arrivava, ci fu dei problemi e questi due autisti lì con i cavalli avevano finito l'acqua da dare da bere, no? Hanno il sistema di
abbeveraggio degli animali, quindi chiamarono la polizia perché non sapevano come fare per rifornirsi d'acqua e le portarono là quello che fa i rifornimenti navali, no? E le fecero prendere l'acqua, poi prima usavano il taser per far alzare le bestie che si accucciavano e si abbassavano, adesso il taser non lo possono più usare, anche se poi quando sei solo nessuno ti vede qualcosa faranno. Però anche quello ci vuole i coglioni, ci vuole i coglioni per fare quel trasporto. Poi, boh, potremmo fare un purpurì, no? Un raggruppamento. Io ci metterei gli autisti dei frigo, perché anche frigo è una rottura di coglioni. I frigo io li ho fatti marginalmente di rimbalzo, quando toccava facevo il frigo da San Vito al Tagliamento, alla Bofrost, da Bindi lì a San Giuliano Milanese, il congelato, il surgelato. Il surgelato è una rottura di coglioni perché ti devi presentare già col frigo in una certa temperatura. Poi se sei con i frigo nuovi attrezzati, vedi dell'attrezzatura esagerata. Io a quei tempi là che lo facevo io, vedi Romagna, vedo la di Vicenza, che aveva già collegamenti Bluetooth con la cabina, vedevano tutto. Noi non vedevamo un cazzo, noi se c'era una spia, dovevi scendere ogni tanto guardare. E una volta ebbi anche dei grossi problemi proprio venendo da San Vito al Tagliamento e dovetti correre giù a Padova. Insomma, non fu un bel viaggio anche vedo lì. L'autista di frigo, e insieme metterei gli autisti delle cisterne, ma quelle di una volta, le cisterne di una volta, quelli, gli autisti con i coglioni, quelli, perché adesso gli autisti di cisterna hanno i lavaggi ogni 30 km, ce n'è uno. Ai tempi miei avevano lavaggi ogni 200 km. Poi l'autista delle cisterne a quei tempi là sapevano tutto, i pesi specifici dei materiali che caricavano, no? Sapete, l'acido solforico fa 1,8 kg al litro, la soda 1,5 kg al litro, l'acido solforico fumante 1,880 kg, e poi ci sono i solventi che non arrivano neanche a 1 kg, quindi insomma anche quelli dovevano sapere diverse cose. E via via, e compatibilità che aveva due ma due scomparti, di non mettere problemi perché sono successi anche quelli, di non mettere prodotti chimici, cioè per dire acidi e basici vicini, perché se dovessero mai entrare a contatto una bomba. Quindi ci sono dei problemi anche lì. E poi la compatibilità dei lavaggi, perché ti ho detto prima lavaggi non ce n'erano, erano carissimi, cercavano tutti di non lavare, di risparmiare sul lavare. Adesso ci sono tutti convenzionati e via. Però a quei tempi lì loro sapevano che con l'acido solforico potevi caricare il solfato dal lume, sapevano che con la soda potevi caricare il silicato, che non avrebbe compromesso il carico. Adesso invece hanno il certificato di lavaggio, loro si presentano allo stabilimento. O il certificato di lavaggio o la bolla d'accompagnamento delle ultimi 2 giorni, mi sembra. Se il prodotto è compatibile, poi lo decide l'azienda dove carichi, se va bene o non va bene, vedano loro. Comunque loro sono sollevati da tutte le responsabilità, perché una volta che tu hai il certificato di lavaggio, se l'azienda ti carica, quindi sei a posto. Poi a scalare ci siamo noi nel senso io, autisti diciamo generici, quelli che facevano un po' di tutto, con i centinati, con i cassoni, con i ribaltabili, ribaltabile, sì dai, ribaltabile, sposti dei pesi, devi stare un po' attenti, specialmente quelli che fanno le vasche, ma il ribaltabile laterale come avevo io, una cazzata, devi solo ricordarti di mettere i perni laterali, di agganciare certe cose, di sganciare le sponde sotto, poi non è che la merce, quella che leghi nel centinato, la leghi nel cassone, la leghi nel barcone, la leghi nel ribaltabile, la leghi da tutte le parti, quelli è un discorso un po' di generico, un discorso
Calotista, devi fare. No, noi facevamo tutto con i cassoni, facevamo i teli a fazzolette, quelli che fa Zintonio, no? Quello che ore sono? Le 10:20, 10:30, ne ho già fatti 3 o 4 Zintonio a quest'ora. Avrà già fatto 3 o 4 teli a fazzoletto. Noi invece ne facevamo uno al giorno, ma si sa, noi non siamo autisti con i coglioni. Quindi facevamo quel genere lì. Ho tralasciato gli autisti di cisterne delle polveri perché non le ho mai fatte. Le polveri come faceva Andrea Pacini, come fa Maurizio Valori, come fa quella gente là, sfarinati, polveri pur virulenti, io non le ho mai fatte, quindi non do un giudizio. So che anche lì ci sono le sue beghe, come in tutte le bistecche c'è anche l'osso. Non esiste una bistecca senza osso, però so che c'era i suoi problemi anche lì, nel senso di con l'umidità la roba scende meno, la cisterna se è bella pulita dentro, bella liscia, scorre meglio, se il compressore pompa bene fanno prima, poi devono stare attenti alle pressioni, devono alzare la cisterna, saperla alzare la cisterna, però sono lavori da di routine, io le metto come fare il ribaltabile, no? Il ribaltabile non ti puoi dimenticare di aprire una sponda dietro, così la cisterna lì, un po' dimenticarti di aprire una valvola, cioè sono cose che se succedono, succedono, però di solito non dovrebbero succedere, quindi metto tutto in un calderone, non faccio cose specifiche. Poi, vabbè, i trasporti speciali, esplosivo, quelle cose là non le conosco, io ne ho fatto tanto esplosivo, ma facendo l'esplosivo militare noi non avevamo diciamo, non avevamo i mezzi come si chiamano, adatti per l'esplosivo. L'esplosivo militare veniva fatto con, come si dice, con l'autorizzazione prefettizia. Bastava che il rimorchio fosse revisionato, tu avessi la dotazione in ADR per l'esplosivo, quello sì, dovevi averla, la dotazione in ADR per l'esplosivo, torcia antiscintilla, tutte quelle cose servono, un martello di rame, epoca che dovevi avere l'estintore, beh, tutta la roba lì, quella dovevi averla, e poi basta, poi il rimorchio era il semirimorchio normale, tanto venivi scortato dai carabinieri e via, però poi esplosivo, l'esplosivo era esplosivo perché missile è missile, un carico di munizioni traccianti o meno sono munizioni, però non c'era munizioni, no, però nei missili, nell'esplosivo grosso non c'era l'innesco, non c'era la spoletta era, non c'era, non era presente, quindi anche se fosse caduto in terra è come un tubo di ferro pieno, boom, cascava lì, si fermava lì. Però tutta l'elettronica che c'era, tutto quello comportava un certo e quindi quando portavi l'esplosivo, ma come l'ho portato io, era come portare una cassa di tubi, non era una cosa poi così come può sembrare, no? L'unica cosa che per entrare a Campo Derby lì dovevi essere incensurato. Non dovevi avere carichi pendenti, dovevi avere la fedina penale pulita. Voi direte, come hai fatto fino a tenere la fedina pulita? L'ho tenuta. In qualche maniera l'abbiamo fatta. Perché là dentro, se non hai la fedina penale pulita, se non sei incensurato dentro Camp Derby, dentro le basi NATO militari, sia Gaviano, sia la Ederle a Vicenza, non entri. A meno che non sei scortato dalle escort, come le chiamano loro, che non sono quelle sui giornalini a pagamento, ma loro le chiamano la escort, dove ti accompagnano e ti riportano fuori, ma secondo che formazioni hanno non entri neanche così. Quindi questa è una gomma bucata. Quella lì. E in ultimo, ragazzi, nessuno se ne abbia male, metto gli autisti di container perché autista del container, diciamo, non avendo responsabilità di niente, è un lavoro, diciamo, un po' più generico, un lavoro un po' più autonomo,
alla portata, perché sapete, il container, l'autista del container non è responsabile di nulla, praticamente è responsabile solo ed esclusivamente del sigillo che ha dietro alle porte e basta. Poi dentro, tutto quello che c'è dentro, come è stato messo, in che stato arriva, spaccato, bagnato, rotto, rubato, disintegrato, non te ne frega un cazzo, l'importante è che tu abbia il sigillo integro al momento di presentarsi dal cliente. Il cliente vede il sigillo, apporta sulla lettera di vettura dove c'è scritto tutte le condizioni per il trasporto del container, perché il container non è un trasporto, diciamo, come tu vai a caricare 30 pancali d'acqua, no, il container è un noleggio. Tu committente noleggi un mezzo, quindi quando noleggi un mezzo accetti le condizioni del noleggiatore, quindi tu sei responsabile di tutto quello che c'è dentro, quello che dichiari è, poi c'è, vabbè, le operazioni doganali, quello, la dogana si prende la vega di vedere che c'è dentro, che non c'è dentro, di vedere, di sapere, di dare un valore a quella merce là per farti pagare il dazio, quelle merci che arrivano chissà da dove e via. Però tu non sei responsabile di un cazzo. Tu quando arrivi nello stabile, addirittura a Livorno si narrava che un autista era andato a scaricare un container da 20 piedi e mentre viaggiava sentiva bum 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 che sbatteva la roba, ma che c'è, che non c'è, sulla bolla c'era tutto scritto, dice, in inglese, lui non lo capiva. Insomma, quando è arrivato allo scarico c'era un trattore vecchio usato, perché nei container trovate di tutto, nei container c'è di tutto, merce inimmaginabile. E c'era un trattore che addirittura, ma giravano anche le foto, che era messo per traverso questo trattore, no? Non era, diciamo, non era sulle ruote, era di lato. E com'è possibile un trattore sia andato a finire di lato? Qualcuno pensava, ma può darsi che il Trasteiner, la B75, quando l'ho movimentato, no, perché non c'era proprio lo spazio materiale per farlo girare questo container. Qualcuno disse che 99 su 100 era stato caricato già così, avevano messo il container a terra di lato, l'avevano infilato dentro, l'avevano raddrizzato, l'avevano un po' la meno peggio fermato, poi viaggiando ti fermi e mettono, se non è roba bella piena se ne vanno, e quindi insomma questo container era per traverso e loro lo scaricarono quel sistema lì. Ci volle del tempo, perché il container ci ha, il container in 2 ore mi sembra, poi scatta le palle, scartano le soste, quindi devono anche tirare via a scaricare. Però ci sono dei casi che poi secondo dove vai si prendono la bega di pagare la sosta, ti tengono lì fino a che loro non hanno soddisfazione. Però te non sei responsabile, loro in teoria possono anche rifiutare il container, scrivono sulla lettera di vettura il motivo del rifiuto, riapportano un altro sigillo di loro, glielo dai te, non è uguale, tanto ne hai in cabina quanti ne vuoi, mettono il sigillo, scrivono il sigillo sulla lettera di vettura, il motivo del rifiuto della merce, e ti mandano indietro. Tu non devi fare altro che chiamare lo spedizioniere, l'azienda tua, per avvertirlo, lo spedizioniere, oh, qua la merce non la vogliono, perché ne manca metà, rotta, spaccata, bagnata, non era quello che volevano. Vabbè, ok, ritorna indietro. Boh, loro chiamano il committente, ci pensano loro, tu riporti il tuo containerino dove l'hai preso e hai finito il tuo compito. Quindi l'autista di container, secondo me, come professionalità ce ne deve mettere poca, perché già il container è più corto, non è 13,60 m, cioè ci sono delle agevolazioni che noi coscientinati non abbiamo. Poi è dentro una scatola di ferro la merce, tu puoi anche piantare una frenata e la roba rimane là, se hai messo twister lock a modo la roba rimane là dentro, noi col centinato o col cassone se pianti una frenata la roba ti viene in cabina. Tutto bene ragazzi, tutto qua, dai, e nulla che dire, boh. Vediamo, dai, vediamo quando si fa uscire questo videino a volo. Prima della fine della settimana. O fine settimana.
questa settimana sono stato a Milano, sono stato 2 giorni più uno, perché poi va lunedì c'è stata l'emergenza vento, qui c'era un vento spaventoso lunedì e non vabbè, ho ritardato, sono rientrato un giorno dopo, tanto le scuole erano chiuse, nipote a scuola non sarebbe andato e via. Adesso ci ritorniamo su per l'8 di dicembre, andiamo a vedere una partita di Udinese Inter Udinese e stiamo su per Sant'Ambrogio. Ciao ragazzi, io vi saluto a tutti, al prossimo girettino. Ciao, statemi bene, ciao a tutti.